E adesso diamo la linea all'amico Lorenzo Valeriani, come abbiamo già annunciato questa settimana in compagnia del coro Abruzzo Forte e Gentile di Pescara. Affacciate Maria, sin da su core, che peta candelo perduta amore, stiamoci e no, ma tale invite, i cante pure me, sombriachite. Lumine cotte, l'uomo scardelle, che ha data luce belle, senza che gli è papà. Lumine cotte, l'uomo scardelle, che ha data luce belle, senza che gli è papà. Tutte le bene che tu mi volute, come un soffio d'aria sa perdute, e i per consolarmi giorno e notte, facce l'amore anche, lumine cotte. Lumine cotte, l'uomo scardelle, gli ha data luce belle, ne sa che gli è papà. Lumine cotte, l'uomo scardelle, gli ha data luce belle, ne sa che gli è papà.
nostra compagnia c'è Francesco D'Urbano, direttore, compositore, musicista, che mi ha detto, lo dobbiamo pubblicizzare immediatamente, direttore, che in Campidoglio ha ricevuto un premio, un riconoscimento importante. Sì, diciamo che da anni mi occupo della riscoperta della tradizione musicale abruzzese, cercando di rinnovando per quanto riguarda la parte musicale, ma anche la parte diciamo dei testi. Per cui sono tante le canzoni che sto cercando di inserire nel repertorio anche popolare, chiaramente mantenendo sempre una coerenza sia musicale che anche di scrittura, e cercando, ecco, di non sconfinare. Questo importante riconoscimento avuto in Campidoglio qualche giorno fa è stato, diciamo, importante, perché è andato a chiudere un percorso che speriamo possa proseguire in questo modo, e diciamo anche far crescere i nuovi compositori che potrebbero anche loro dare un contributo importante alla musica abruzzese. La sua è una passione che viene da lontano, una passione di famiglia, lo possiamo dire. Sì, mio nonno era un compositore di musiche popolari, e nel dopoguerra, quindi parliamo del 1946, lui fece una prima maggiolata a Fara Figliorum Petri in provincia di Chieti, quindi potete immaginare, dopo un clima devastato dal conflitto mondiale, ecco, la musica ha portato quell'allegria e quella spensieratezza che forse in quegli anni era venuta un po' meno. Per cui la figura di mio nonno, diciamo, ha lasciato un po' il segno in tutta la comunità di Fara Figliorum Petri, ma anche nei paesi limitrofi. Le canzoni ancora si cantano e sono diventate l'inno del paese di Fara Figliorum Petri, ma, ripeto, anche conosciute nei paesi del circondario. Poi cos'è successo? Una sorta di cortocircuito, diciamo così, e hai deciso di entrare in questo gruppo meraviglioso, appunto perché forse cercavano l'innovazione musicale, l'innovazione legata alla tradizione. Esatto, e l'innovazione c'è stato anche nell'organico, che inizialmente era composto da giovani che andavano dai 15 anni ai 25, per cui è stato veramente un rivoluzionare modo di fare musica corale, diciamo avvicinandoci proprio ai giovani, incuriosendoli in quelle che erano state le canzoni, appunto, cantate dai loro nonni, per cui è stato un qualcosa di bello. Ora questi ragazzi sono diventati dottori, ne parliamo magari diciamo durante una cena di queste musiche e di quello che abbiamo seminato, per cui resta una bella esperienza da riproporre magari anche in futuro. Che delizia la collina per pescare, gioia a me, verde grasce, aria fin e una quiete per sonare. Lo fracasso e lo rumore s'arintona la città. Ecco su, amore, amore, ninja arriva a disturbar. Alicule de pescare, quante bella fa l'amore, ogni sera cora a cuore, ci stringeme tutte e tu. Alicule de pescare, innamorate.
bustarelle fatta apposta per sonnare. Quando dolce venti c'è, sali sulle annanzica, tra le fronde d'argente delle live de quassù, dolce dolce reluvente. Ci facemmo proprio a nome sta a chiamare, che l'unite ci facemmo una ricetta ce vo da li cillitte tonne tonne fanno feste de canta tra le fiore e tra le fronne per non stanno a concertare. A proposito di semina, stai continuando a seminare, e se ci sarà la possibilità di raccogliere i frutti di questa semina da qui a breve tempo? Sì, penso di sì, perché questa collaborazione anche con il gruppo del maestro Nicola Di Nardo vuole appunto far conoscere e avvicinare la musica popolare abruzzese anche d'autore ai giovani, quindi in un modo più fruibile, per cui sicuramente nasceranno bei progetti. E allora in bocca al lupo, perché la semina sarà insomma tosta, no? E soprattutto poi deve arrivare il raccolto, questo è indubbio. Grazie maestro D'Urbano, non so, direttore, maestro, insomma, 360 gradi, musica allo stato puro, musica popolare allo stato puro, ma d'altronde è una tradizione di famiglia che spero possa continuare col passare degli anni. E allora noi lo ringraziamo ancora, ma tra poco torneremo ad ascoltarlo, perché ci delizierà con la sua voce all'interno della sala dell'Oasi dello Spirito. A dopo.